Ehi la ciurma! Io sono Mazzetessa e questa è la mia recensione per Holy Potatoes, a Weapon Shop! Per questo gioco ringrazio gli sviluppatori di Daylight Studios, che in vista dell'uscita del seguito, Holy Potatoes We Are in Space, me lo hanno inviato. Nei panni di un giovane tubero ci troviamo a dirigere il negozio di un fabbro, creando armi di ogni genere per gli avventurieri portati a spendere da noi il loro loot. Benché vi sia una trama, essa viene presentata più come accompagnamento a un gioco che rimane piuttosto libero nel suo dipanarsi. Con il crescere del negozio verremo a sapere di più sulla storia di nostro nonno, che gestì la baracca prima di noi. Il gameplay è originale e sfizioso, divertente nelle fasi iniziali, per poi diventare purtroppo ripetitivo una volta compreso come gestire le risorse e come continuare l'espansione. Questo è il motivo principale per cui ci ho impiegato così tanto tempo per portarvene una recensione. Volevo completarlo, ma l'entusiasmo iniziale era sfumato, e quindi ho dato la precedenza ad altre recensioni. Cercherò di mostrarvi alcuni punti deboli, senza dilungarmi però troppo. Nel negozio possiamo aggiungere arredamento per migliorare la qualità del lavoro dei nostri dipendenti, aumentare l'esperienza piuttosto che la qualità del prodotto, o anche solo la velocità. Ma la funzione, che forse è stata aggiunta in un secondo momento, resta poco gestibile. Ad esempio c'è impossibile rimuovere o disattivare il riscaldamento d'estate, o rimuovere un qualsiasi altro arredo, seppure molti possano essere sostituiti. Ogni anno potremo partecipare ad una sorta di fiera del settore, dipinta come un'E3 scimmiottata. Ebbene, i primi anni non potremo competere per nulla con le formidabili armi portate dalla concorrenza, ma ad un certo punto si verifica l'esatto opposto, cioè vinceremo automaticamente tutte le categorie con grandissimo distacco, solo per essere cresciuti a sufficienza, sprecando così questa aggiunta, a mio dire, che si ritrova a non aggiungere nulla. Sia comunque inteso che il gioco è assai gradevole come passatempo, munito di una grafica graziosa e di una continua e divertente ironia, zeppa di richiami al mondo videoludico. La musica, pur non eccezionale, è gradevole e la durata del gioco supera anche le 15 ore. Questo, a mio dire, non giustifica comunque 15 euro di spesa. Ma se lo trovaste scontato e cercaste un gioco riempitivo, anche solo per 5 minuti di svago in tutto relax, diventa subito un deciso consiglio all'acquisto. Un gran punto a favore è la presenza su tutti e tre i sistemi operativi. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!